intervistare la donna del video della Costa d'Orma, perché con Marisa ci conosciamo da tempi immemorabili e ho seguito veramente la loro crescita professionalmente parlando, la crescita dell'azienda, la crescita umana soprattutto, perché sono delle persone straordinarie, sia lei che Andrea, suo marito, che cura le public relations, anche se so che c'è chi ti insidia, perché Alice è destinata a prendere il tuo posto presto, così mi ha detto. Sei contenta Alice? Ti ho accontentato. Grazie per essere qua stasera. Allora, Marisa Cuomo è la seconda donna magistra di civiltà amalfitana che va a ricoprire questo importante ruolo e ad ottenere questo riconoscimento che la città di Amalfi conferisce ogni anno. Passata l'emozione? Non ancora. Allora, entriamo un po' nel vivo dell'intervista. 1982, l'azienda inizia la sua attività. Andrea, diciamo invece di regalarti il brillante, mi regalo l'azienda. Più che l'azienda, mi regalo un sogno da realizzare insieme. E così nell'82 siamo partiti, dopo il matrimonio, con questa avventura. Fare dei vini di qualità furore. Un po' difficile, visto il lavoro che ci voleva in vigna, e poi creare una cantina, fare una cantina. Noi eravamo giovani, io 20 anni e lui 26, però con questo progetto così grande, più grande di noi sicuramente. E abbiamo cominciato nell'82, pian piano cominciando dalle vigne. Io e lui andavamo in vigna, raccoglievamo l'uva, la portavamo in cantina, la lavoravamo e la andavamo a consegnare. Questo fino a pochi anni fa, sicuramente. E poi nel 95 abbiamo avuto la DOC, grazie a Raffaele Ferraioli che si è impegnato tanto, e lì poi è cambiato un po' la lavorazione del vino, un po' la filosofia del vino. È entrato a fare parte della nostra cantina Luigi Moi, il professore. Ecco, cosa è cambiato quando è arrivato Luigi Moi? Vabbè, è cambiato tanto, è cambiato un po' la produzione delle uve, è cambiato... È stata la svolta? La svolta, sicuramente. Abbiamo fatto sperimentazione sui vitigni, perché poi Ricoli, Ginestra, Fenile, Pepella, si conoscono questi vitigni, però non si sa che cosa ti volevano dare. Facendo sperimentazioni su questi vitigni è venuto fuori Fior d'Uva, che poi è stato il nostro grande successo, il vino di punta, il nostro grande successo, quello che poi ci ha dato come dire, le grandi soddisfazioni, senz'altro. Senti, con il ginocchio c'è la svolta, no? Quindi dai La svolta in cantina, usando le barrique, usando il freddo, non usando additivi per il vino, quindi tutto tradizionale, tutto naturale, sì, è metodo naturale, però con una tecnologia moderna, come la pressa sottovuoto per non fare prendere l'aria al mostro, con il freddo per far stabilizzare i vini, per farli chiarificare meglio, senza usare additivi o quant'altro. Stavo dicendo, la prima svolta è Luigi Moglio, che ha rivoluzionato... La prima svolta è stata la DOC, grazie a Raffaele. Poi è entrato Luigi Moglio, sì. E poi, diciamo, il terzo passaggio è stata questa rivoluzione che voi siete riusciti a creare intorno al vostro vino. Vino, sì. Nel praticamente... senso che avete precettato tutti quelli che stavano un po' in sordina e quelli che tu chiami oggi i contadini spericolati. I contadini spericolati. Sì, vabbè, comunque grazie a loro che ci hanno dato fiducia in questi anni, hanno venduto le loro uve a noi e ci hanno seguito, perché noi abbiamo un agronomo che li segue e loro gli danno retta. Un po' difficile a alcuni contadini dare retta a un giovane agronomo, però
Da quanti appezzamenti di terreno siete partiti e a quanti siete arrivati? Noi di proprietà avevamo 3 ettari e mezzo di terreni. Poi adesso siamo arrivati a 40 ettari di terreni sparsi in tutta la costiera amalfitana, da Cetara, Raito, Tramonti, Ravello, Furore, e da cui facciamo 9 tipologie di vino con 3 sottozone, Furore, Ravello e Costa d'Amalfi. La Costa d'Amalfi prevede le vigne che si trovano lungo la costiera, come Vietri, Cetara, Raito. Quanti uomini e quante donne hanno seguito il vostro progetto? Quanti ne avete calamitati? Noi abbiamo 60 contadini oggi che ci vendono le uve, e poi abbiamo 30 persone in azienda che lavorano fra vigne, cantina e amministrazione. Molti sono anche giovani, mi è parso di capire. Sì, sì, sì. Diciamo che si parte dai 20 anni arrivare ai 50-55 anni, forse io sono la più vecchia, 60, poi arriviamo a 60. Perché comunque io lavoro ancora in cantina, non è che il mio lavoro principale è lavorare in cantina. Parlare qui adesso è la fatica più enorme che sto facendo, poppiando per 2 giorni, perché di questo se ne occupa mio marito. Lui è molto bravo a esprimere, a raccontare. Io sono molto più brava a lavorare e a far inquadrare tante cose, sia con gli operai, con i contadini e quant'altro. Quindi è un altro miracolo stasera. Questo sì, questo sarà, questo sicuramente un miracolo. Io ricordo ai tempi del video. Poi ci sarà Alice che seguirà le orme del nonno, sicuramente. Infatti me l'ha detto, devi dire che io sono la PL della sì, azienda. Sì, sì, lei c'ha una parlantina. Infatti io ricordo Marisa ai tempi del Vinitaly, Andrea che ovviamente faceva l'accoglienza e Marisa che si occupava tranquillamente, candidamente dell'assaggio dei vini. L'assaggio dei vini, sì, del... Una donna tenace, però sei di poche parole. Sì. Da cosa scaturisce tutto questo? Cioè il tuo carattere, su che cosa si fonda? Perché c'è questo carattere? Allora, io ho questo carattere... Restio però estremamente passionato, perché poi la passione la metti in tutto quello che fai, dalla famiglia... Sicuramente. Diciamo che siccome Andrea è tanto bravo a parlare, a spiegare... Io mi sento sempre un po' meno bravo di lui, allora non mi sento all'altezza sua di questo, però in cantina e nelle altre cose sono molto più brava di tanti operai che ho in cantina e dei contadini. Se mi metto in vigna so fare quasi tutto, in cantina faccio tutto, ho una bella famiglia, una gran bella famiglia, che 2 ragazzi meravigliosi, sì, 5 nipotini. Cioè Raffaele e Dorotea, poi c'ho i 5 nipotini che sono la mia vita sicuramente. E mi sto godendo, perché quando abbiamo iniziato a fare vino, purtroppo eravamo io e mio marito, i miei figli ci seguivano insieme a noi nelle vigne, che non l'ho potuto seguire più di tanto. Adesso invece mi sto rifacendo con i nipoti. Vista l'età un po' più faticosa, però è molto bello seguire loro in tutte le cose che fanno, sono sempre a disposizione. La vostra sintesi è vita, amore, natura, cammino, anima e attesa. Cosa attendi ancora? Diciamo di migliorare sempre, bisogna sempre migliorare nella vita, non si è mai arrivato... Non si è mai arrivato al punto alto, rimanere sempre con i piedi a terra, non montarsi la testa. Forse questo è il nostro successo. Sei l'undicesima di 13 figli. Sì, sono l'undicesima di 13 figli. Mia mamma... È una storia bellissima. Sì. Mio padre durante
la guerra, fu ferito, fu mandato nell'ex Jugoslavia e fu ferito. Mia mamma lo portò a casa, la famiglia di mia mamma lo portò a casa e lo curarono. Mio padre poi, quando ritornò in Italia, si innamorò di mia mamma. E cosa fece? Gli tagliò i capelli a zero, la vestì con dei vestiti militari e la imbarcò insieme ai militari sulla nave e la portò in Italia. Da lì sono nati 13 figli, io sono l'undicesima. Ognuno di noi ha cresciuto quella più piccola. Ci siamo sempre dedicati al lavoro, purtroppo poco studio ma tanto lavoro. Io adesso ho 59 anni e ho 45 anni di contributi. Vi dico giù. E sono andata in pensione, il mese scorso sono andata in pensione. In pensione sono andata, però il lavoro poi siamo sempre in prima fila. A proposito di famiglia, 5 nipotini, sì, che sono comunque la tua vita oggi, no? Certo. I tuoi figli. Sì, sì, forse di più loro. Come fai a dividerti tra l'azienda, Andrea, i bambini? Come si fa? Vabbè, basta fare il gioco delle tre carte. La mattina loro vanno a mare, a volte li accompagno io, a volte c'è la ragazza che li accompagna, mi preparo tutto, li cucino, li faccio. E aiuto un po' giù in cantina, un po' le faccende di casa. Poi quando vanno via la sera sistemo tutto, vado giù in cantina a vedere quello che è rimasto da fare, pulisco un po' la casa perché poi si deve fare e poi progetto per il giorno dopo cosa cucinare, perché loro poi mi ordinano cosa vogliono il giorno dopo. Senti, tra un po' ci sarà la vendemmia. Siete pronti? Tra 10-15 giorni, siamo sempre pronti. Come si prospetta questo? No, quest'anno sarà, diciamo che da noi in costiera la vendemmia è sempre buona. Ci sono vendemmie ottime e vendemmie buone. Vendemmie pessime, fino adesso che sono 39 anni di vendemmia, non ne ho viste proprio. Quest'anno sarà sicuramente una bella vendemmia, un po' più, leggermente più tardiva, però... Io è stata la migliore annata dei vostri vini, più uva, il furore bianco... Il vabbè, le annate sono state quelle più calde, il 2017, il 16, il 13... Allora, fior d'uva è il vino di punta, sì, che Gardini nel 2016, se non sbaglio, sì, nel 2017... è inserita tra i 50 vini migliori al mondo, 27esimo al mondo. Sì. Quando tu avessi la notizia, cioè chi te la diede questa notizia? Gardini, la leggesti, sì, dalla Gazzetta dello Sport? La... Sì, no, vabbè, veniamo sempre informati prima, sicuramente. Vabbè. C'è una festa grande da Valisabona. È logico. Sì, sì, vabbè, ma tutti i premi che noi prendiamo comunque è una boccata d'aria che ci dà, perché comunque... crediamo in un percorso che stiamo facendo, quindi è sempre una bella cosa, sempre. Vai, prego. C'è un applauso. Questi premi ci ripagano dal lavoro che facciamo. Io e Andrea, come dicevo prima, abbiamo sempre lavorato in cantina. La nostra gioventù l'abbiamo passata in cantina. Ancora adesso è rinchiusa nella cantina la nostra gioventù. Non abbiamo mai fatto paere, mai, perché dovevamo lavorare e vendere. E... mi sono un po' persa. Dovevate produrre. Dovevamo produrre. Il nostro obiettivo era sempre quello, di fare vini di qualità, quindi non potevamo perdere tempo in tante cose. Tu l'hai evocato, ed è un grande amico che non c'è più, il vostro straordinario parente, Raffaele Verraioli, sì, che tutti noi ricordiamo con affetto, io in particolare. Sì. Raffaele è stata un'altra
un'altra molla importante per voi. Certo. Perché vi ha dato grandi stimoli, perché sì. Raffaele ha sempre creduto nella qualità. Ha sempre, forse, è quella persona che ha sempre creduto in noi. E quindi ha voluto fortemente la DOC, era il presidente delle strade del vino, credeva in quello che noi facevamo e ci ha dato una grande forza. Il paese c'è oggi, quel paese che non c'è, oggi c'è grazie a Raffaele, ma grazie soprattutto a quello che è nato intorno a Raffaele, sì, sì. A Raffaele, quindi la cantina, gli agriturismo, tutto questo percorso enogastronomico che Raffaele ha immaginato. La punta di diamante oggi è la cantina Marisa. Sì. Cantina Marisa Uomo che della quale tu e Andrea avete investito, avete scommesso. Sì. C'è una bella frase che tu dici: noi siamo nati lì e non ci fa paura salire questi pergolati e lavorare in queste vigne. Sì. E sintetizza in pieno quella che è la vostra passione, sì, il vostro amore. È quello che poi voi donate al mondo, all'internazionalità, perché i vostri vini travalicano i confini regionali per arrivare nel mondo. Sì, la nostra terra, i vigneti, la terra della costiera, ci arrivo. Solo chi è nato qua in costiera può coltivare le nostre terre. Una persona che viene da fuori, a volte ci vengono a fare delle visite così, ma come fate, come fate? Per noi è quasi normale, però una persona che viene da fuori, per lui è molto difficile coltivare le nostre terre, perché sono tutte a terrazzamento, scale che ci sono e non ci sono, lungo tutto il trasporto è a spalla. Noi abbiamo dei vigneti che ci vuole più di mezz'ora per arrivarci a piedi, e lì devi portare tutto, l'acqua, quando devi fare i trattamenti e quant'altro, quindi ci vuole più fatica per arrivare in questi vigneti che poi la fatica poi che ci vuole per portarli a termine. La grande operazione che è stata fatta è quella di sottrarre all'oblio dei vitigni autoctoni come Ginestra, sì. Noi abbiamo 50 qualità di uva diverse, cosa che non abbiamo estirpato per non perdere questo patrimonio enogastronomico che ci ritroviamo. Stiamo facendo sperimentazioni insieme al professor Luigi Mori su questi altri vitigni. Vibris. Sì. Lo dico io. Insieme al professor Moio, per vedere questi vitigni cosa ci danno e cosa si può fare con questi vitigni. Andrea dalla platea mi ha ricordato Vibris, il progetto che attualmente è in atto. È in atto, sì. Che intende ovviamente produrre dei vini a basso contenuto di solfite, sì. Ed è stato un bel successo. Quest'anno è il primo anno che l'abbiamo fatto. È un buon risultato. Buon risultato nel senso che avete iniziato a provarlo, lo avete imbottigliato già? L'abbiamo imbottigliato pure, sì. Allora, tra un po' si parte per la vendemmia. Sì. Chi va a controllare i bambini? Chi li andrà a controllare i bambini? I bambini, tu intendi l'uva? O le botti? Ah, quello io. No, sì. Allora, tutto quello che si trova in cantina, tutto lo controllo io. Poi per quando i vigneti, adesso non ce la faccio più andare nei vigneti, cioè abbiamo l'agronomo, ma poi ci sta mio figlio Raffaele, insieme a Andrea, che poi fanno le analisi per vedere se l'uva è pronta o non è pronta. Senti Marisa, questo premio... quando è pronto questo premio? Tanto parlare, raccontare. Questo premio ti viene conferito, eccola qua, Alice, vieni qua, vieni, sta vicino al nonno, fa un abbraccio al nonno, abbiamo quasi finito. Viene conferito il ricordo di Mauro De Come De Mauro. Sì.
sì. È un ricco mercante. Sì. E mercanti siete anche voi, perché sì. In fondo commerciate una delle essenze più belle, più importanti di questo territorio, che è il nettare. Qual è stato, c'è un momento della carriera, della tua attività professionale che ricordi con più piacere nel corso di questi anni? Sì, vabbè, logicamente quando abbiamo ricevuto la DOP, così, quello è stato un momento particolare perché lo volevamo tutti. E poi quando abbiamo incominciato a prendere i primi premi, l'Oscar come miglior bianco italiano, siamo andati nelle guide, quelli sono stati momenti che poi non si dimenticano. C'è un premio che ricordi con particolare affetto? Sì, l'Oscar come miglior vino italiano, perché era il primo premio importante che abbiamo avuto. Poi ne abbiamo avuto tanto, il Leone d'Oro, tre bicchieri, sì, cinque grappoli. Abbiamo avuto tante, però l'Oscar è quello che, quel premio importante, il primo premio più importante che abbiamo avuto nel 2013. Più bella cantina con vista mare. Più bella cantina con vista mare. Sì. Vabbè, questo è quindi ultimamente bella cantina con vista mare, sicuramente. Ma il premio per Andrea ancora deve arrivare. No, o in Parisa è il mio amore per lui. Io credo che a questo punto possiamo anche fermarci, Marisa, la vedo, visibilmente commossa. Io inviterei il sindaco di Amalfi, l'assessore alla cultura, il sindaco di Adrani. Assessore, così non si arrabbiano i sindaci. Mi ero preparata per lei. Beh, ogni tanto possiamo anche promuovere, no? Visto che ho messo questo bel vestito, invece Luciano siamo informati, capito? Io sono un po' come dinanzi ai sindaci, sono un po' come Marisa con Andrea, che sono sempre abituati a parlare loro. Mi ero già preparata per prendere l'omaggio, fare la valletta, invece no. È un'emozione avere una donna del fare come Marisa Cuomo, perché è una donna del fare che secondo me e secondo tutti i membri della commissione, il sindaco di Amalfi, il sindaco di Atrani, il vice sindaco di Atrani, Peppe Gargaro, il professore Camelia e la professoressa Di Lieto, è una donna come Marisa Cuomo, quella che rappresenta la civiltà amalfitana, la fierezza dell'epoca del Ducato, sul nostro gonfalone, quello che vedete come immagine di questa edizione del Capodanno bizantino, è il gonfalone della città di Amalfi ed è raffigurata una donna. Una bella donna vestita di broccato, talmente forte da tenere il mondo in mano e con la fierezza di un leone. Per me Marisa Cuomo rappresenta le donne della costa d'Amalfi, quelle medievali, quelle di oggi e quelle che spero saranno un domani. È l'anno del riconoscimento del paesaggio rurale storico. Amalfi è la prima città della regione Campania ad entrare nel registro nazionale dei paesaggi storici rurali, e questo è grazie a chi, come Marisa Cuomo, ha lavorato per preservare il nostro paesaggio, perché con l'agricoltura e con il tempo passato in una vigna e non sui libri che oggi abbiamo la bellezza della costa d'Amalfi. Quindi grazie a Marisa, grazie alla sua meravigliosa famiglia e grazie a tutti quelli come lei che oggi permettono al mondo di poter usufruire di una fotografia unica. Grazie. Volevo aggiungere solo una cosa, perché quando
nella commissione abbiamo deciso Marisa Cuomo, abbiamo detto alcune cose, ma io stasera ne ho appresa una che secondo me forse dovevamo mettere al primo posto, cioè in una terra fatta di individualismo, in cui è difficilissimo mettere assieme più persone che cooperano fra di loro per raggiungere un obiettivo. Oltretutto in una categoria fatta di individualismo, perché gli agricoltori, i contadini, sono quelli più individualisti che più ci tengono a proprio essere riusciti a mettere insieme 60, se ho capito 60, bene, sì. 60 contadini, 60 agricoltori per raggiungere tutti assieme un obiettivo, secondo me è il primo merito a questo punto. Ci credo, però ripeto, a questo punto mettiamolo al primo posto. Mettiamo il premio. Nel tempo che Enza consegna il premio, accompagniamo un'idea che è quella della prima edizione post pandemia, dove ci riapproviamo un po' delle tradizioni di questo bel evento che celebriamo il primo settembre di ogni anno, sperando che domani il tempo sia clemente, perché purtroppo le previsioni non sono ottime, però con questo auspicio ci siamo avvicinati alla 22esima edizione. Dal 2012 il premio consegnato al Capodanno Bizantino ha mutato forma, nel senso che per le prime 10 edizioni è stato premiato un maestro del diritto tra i più nobili giuristi italiani. Dal 2012 si è scelta una nuova formula, quella di premiare una personalità d'origine o d'adozione legata al territorio della Costiera. Questo non è un premio di Amalfi e o Atrani, questo è un premio dell'intero antico Ducato Marinaro, quindi da Via di Cetara fino a Lettere, per intenderci. Quindi è con questo spirito che la Commissione quest'anno ha scelto Marisa Cuomo, perché interpreta al meglio una delle come dire, eccellenze dell'Amalfi medievale, che è quella della grande imprenditoria. I amalfitani passano per essere stati grandi marinai, ma come amo ripetere, in realtà sono stati dei grandi mercanti e quindi si sono fatti conoscere oltre i confini del proprio territorio. Marisa Cuomo interpreta al meglio questa indole, e quindi con questo, e soprattutto poi celebriamo anche l'agricoltura eroica, consegnando a Marisa, in realtà stiamo premiando tutti gli agricoltori che hanno contribuito nel corso dei secoli a disegnare la Costiera e a far sì che potesse ottenere nel corso del tempo riconoscimenti di lustro internazionale, patrimonio UNESCO, dal 2018 nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici, e come forse avrete sentito abbiamo candidato recentemente anche il territorio di Amalfi e della Costiera al premio GIAS della FAO, che premia le tradizioni agricole di importanza globale. Ci stiamo concentrando molto, peraltro il 5 settembre ci sarà un'altra iniziativa dedicata al paesaggio agrario organizzata dal Centro di Cultura. Ci siamo candidati ad ospitare la prima Assemblea Nazionale del Paesaggio e della Storia, è un tema che ci appassiona tanto, quindi la designazione di Marisa Cuomo, che è così non adusa al palcoscenico, e stasera si è visto, ma è anche così genuinamente originale, quindi la sentiamo molto vicina, perché sono state poche le nomine di origine, tante quelle di adozione, quindi dobbiamo dire brava anche a chi è in esistenza, in vita, riesce ad ottenere risultati, non soltanto poi premiare chi insomma, ha fatto bene nei secoli scorsi. Questo è il nostro auspicio e va nella tua stessa direzione, quella di cercare di fare sempre meglio. Quindi auguri da parte della Commissione, ma anche dell'intera Costiera Amalfitana. Di quest'anno per Marisa Cuomo è un omaggio del maestro ceramista Marco Fusco, e la croce di Amalfi è il simbolo del Ducato Marinaro a Marisa Cuomo per la 22esima edizione di questo Capodanno Bizantino.
grazie. Marisa, vuoi aggiungere qualcosa? No, niente, vorrei solo ringraziare tutti quanti e tutti quelli che hanno creduto in noi. Grazie, appuntamento a domani, buona serata, grazie.